Ciao a tutti, nuovo video. Era un po' che di nuovo non ne facevo uno e anche questo sarà un video di una recensione di un libro, perché ormai insomma questo canale tratterà più che altro questo tipo di video qua. Il libro di cui vi voglio parlare oggi è questo, che è Il Maestro di Sogni di Olga Carichieri. Se non sbaglio, credo proprio di no. Un annetto fa circa ho fatto un'altra recensione su un libro di questa autrice, La Sciamana, che mi era piaciuto tantissimo, l'ho consigliato tantissimo, qualcuno ha anche ascoltato il mio consiglio e sull'onda del fatto che appunto quel libro mi era piaciuto parecchio, ho deciso di comprare anche questo. Non sapevo bene cosa aspettarmi perché non avevo letto la trama, diciamo, del libro. Mi aspettavo sempre che avesse a che fare con qualcosa sullo sciamanesimo siberiano, comunque su quell'onda di cose lì, insomma. In realtà è stato un po' diverso, infatti l'argomento di cui tratta questo libro è sì, assolutamente spirituale, ma è anche un po' particolare. Non so bene dirvi se questo libro sia uscito prima o dopo La Sciamana, ma credo proprio dopo, perché mi sembra che lei nel libro faccia dei riferimenti ogni tanto sulla precedente esperienza. Io l'ho letto già ormai più di un mesetto fa, mi sembra, 2 mesi fa, e quindi non è che me lo ricordo già perfettamente, perché nel frattempo ho dato esami, ho studiato su altri libri, ho iniziato altri libri, e quindi insomma. Costa pochissimo perché costa 9 euro, io l'ho pagato addirittura 8 euro e comunque è una lettura abbastanza piacevole, anche se io personalmente in alcuni tratti l'ho trovato un po' pesante e un po' lungo ad andare avanti, nel senso che non mi ha preso allo stesso modo in cui mi prese La Sciamana. Per dirvi più o meno di che cosa parla, posso benissimo leggervi il trafiletto che c'è dietro, che secondo me spiega molto meglio di quanto io possa fare con giri di parole varie. Dice, gli antichi conoscevano l'aldilà molto meglio di noi e sapevano come attingervi per guarire la mente e il corpo. È ciò che ha scoperto Olga Carichieri, famosa psichiatra russo-americana, che in questo libro narra la sua avventurosa iniziazione alla tecnica millenaria degli sciamani uzbeki di Samarcanda, i guaritori del sogno. Addestrata da un maestro a varcare le soglie della conoscenza prima della morte e poi, la psichiatra ha appreso i segreti che permettono di superare le proprie sconfitte e liberarsi dei traumi, anche di quelli che la mente non osa ricordare, quelli che si insinuano nelle ferite della nostra anima, laddove è più indifesa, tormentando noi e chi ci sta accanto. In queste pagine, Olga Carichieri svela ai lettori come procedere verso questo itinerario spirituale, aprendo una nuova frontiera della psicologia. Il libro, intenso e suggestivo, che racconta un'esperienza diretta e sconvolgente nel regno più inaccessibile dello sciamanesimo asiatico. Ebbene, quindi, appunto, questa autrice qua, praticamente io cercherò di non spoilerarvi troppo il libro, comunque, per un caso fortuito, neanche poi tanto perché viene proprio scelta da un personaggio che la invita ad andare in una villa dove fa degli studi, degli esperimenti anche sulle persone. E lì inizia a capire che intanto questa persona è interessata a lei e che la vorrebbe coinvolgere in queste esperienze, in questo progetto e soprattutto che non le racconta bene tutto quanto, infatti lei è molto scettica, non parte in quarta subito accettando questo tipo di esperienze, anche quello che vede l'angoscia un pochino e quindi cerca un po' di evitare questo personaggio che le risulta ambiguo, finché poi va a una conferenza dove un'altra persona spiega un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta e si parla proprio dei demoni della memoria, che non sono altro poi che le stesse cose che dovrebbe trattare il libro Costellazioni rituali, che io non ho letto, però so da recensioni varie di che cosa parla, ovvero di tutte quelle cose che la nostra psiche elabora in un certo modo, quindi sia le cose in positivo, ma soprattutto le cose in negativo, che appunto elaborate in un certo modo diventano talvolta dei veri e propri traumi dai quali noi non ci sappiamo liberare perché molto spesso non siamo coscienti della loro esistenza o non abbiamo abbastanza, diciamo, conoscenze o materiali o strumenti per poter superare questi traumi, che possono essere dalla morte di una persona cara, piuttosto che un qualsiasi fallimento nella vita, ma anche cose che possono riguardare magari episodi di quando eravamo molto piccoli. Per esempio, lei in una delle rivelazioni che avrà
ha proprio il ricordo di una scena in cui lei si è sentita profondamente impotente, che la riguardava appunto da bambina, quando aveva più o meno 3 anni. E quindi il fatto di aver quasi dimenticato questo ricordo, ma allo stesso tempo di quanto questo ricordo abbia lavorato nella sua mente fino alla sua età adulta, e probabilmente se non avesse fatto questa esperienza sarebbe stato sempre qualcosa che avrebbe in un certo senso compromesso altri tipi di esperienze. Ma non solo questo tipo di demoni della memoria, perché è il termine che usano nel libro, questi traumi psichici sono della nostra vita attuale, quindi da quando nasciamo a finché moriamo, insomma. A volte questi traumi ci vengono trasmessi quasi a livello genetico anche dai nostri antenati, quindi qualcosa che può aver vissuto un nostro antenato già di per sé si ripercuoterà per forza sulle nostre vite, perché basta pensare, per dire, i miei nonni da dove sono nati si sono trasferiti a Torino. Già quello ovviamente ha avuto un effetto sulla mia vita, perché io sono una ragazza nata e cresciuta a Torino. Se i miei nonni non si fossero trasferiti tutti e quattro i nonni, i miei genitori non si sarebbero conosciuti, io non sarei probabilmente qui, o se ci fossi in qualche altra forma, insomma, questa non sarebbe la mia vita. Ma appunto non solo queste cose, che comunque fanno parte della vita di tutti, le scelte dei nostri antenati per forza ricadono su di noi, ma anche scelte a livello psichico, a livello inconscio, che in qualche modo vengono trasmesse. E su questo argomento sicuramente costellazioni e rituali dà delle spiegazioni maggiori in merito. E quindi in questo libro non si tratta altro che il percorso dell'autrice per appunto conoscere i propri demoni della memoria, da dove sono nati e quali strumenti lei può attuare per poterli sconfiggere. Lei partirà per buio totale, si è spento il computer. Lei partirà per un viaggio appunto a Samarcanda, dove incontrerà un altro personaggio molto particolare, perché a tratti sembra quasi una persona irreale, uno spirito che parla con lei, che la guiderà in un itinerario e attraverso dei ragionamenti, finché non le farà fare proprio delle esperienze simili a sogni lucidi, perché le chiederà semplicemente magari di chiudere gli occhi in un determinato posto che di per sé è molto impregnato di memoria di quella popolazione, di quel paese, fino a portarla appunto a ricordare determinate cose, fino a soprattutto far venire fuori una di cosa che in quel determinato momento rendeva Olga veramente anche poco propensa verso il lavoro che faceva, ovvero quello di psichiatra in un ospedale psichiatrico. Non la rendeva, diciamo, non adatta, però le creava delle difficoltà nel poter affrontare come avrebbe dovuto e aiutare i pazienti come avrebbe dovuto. Quindi, anche se lei in parte è consapevole di, diciamo, questo trauma subito per via di un'esperienza avuta proprio con un'amica nell'ospedale psichiatrico, allo stesso tempo non possiede lo strumento necessario per comprendere quell'esperienza e vedere esattamente cos'è stata. Qual è stata la sua vera elaborazione di quell'esperienza? Ci sono delle frasi all'interno del libro che sono davvero utili a persone che comunque hanno avuto magari forme depressive, o comunque hanno, non so, sono legate ad episodi della loro vita, come appunto può essere la morte di una persona cara, piuttosto che la perdita di una persona anche a livello di rapporti, piuttosto che qualsiasi cosa, insomma, che ci può rendere tristi, ci può cambiare come persone e non farci vivere più pienamente la nostra vita. Ci sono proprio dei pezzi che io mi sono segnato, ho sottolineato, qualcosa l'ho anche condiviso su Facebook, ma sul mio profilo personale, che sono stati molto illuminanti. Soprattutto, adesso non mi ricordo bene la frase, ma c'era una delle tante che praticamente diceva che ciò che ci causano gli altri, le sofferenze che ci causano gli altri e le scelte che gli altri fanno nei nostri confronti, come appunto interrompere una storia, un'amicizia, boh, qualsiasi cosa, alla fine non ci riguardano realmente, sono cose su cui noi non possiamo farci niente, siamo impotenti, quindi è inutile magari caricarci di un senso di colpa che non esiste, o stare lì a smenarci sopra su quanto potevamo fare perché questo non accadesse, o altre cose del genere. Quindi secondo, è un libro che sicuramente consiglio di leggere a
queste persone che magari sono consapevoli di avere un problema a livello psichico, comunque che hanno subito qualcosa nella loro vita che le ha cambiate profondamente, e persone che sono consapevoli di non avere gli strumenti necessari per poter affrontare queste situazioni. Non perché questo libro vi cambi la vita o vi dia gli strumenti e le tecniche per poterli affrontare, però in un certo senso fa nascere un piccolo spiraglio di consapevolezze, di autoanalisi in più, anche se magari siete persone che si analizzano parecchio. Poi vabbè, dipende sempre anche da come uno si analizza, però in questo senso, insomma, è un libro che consiglio a questo genere di pubblico. Ovviamente, se vi aspettate di imparare qualcosa o qualche tecnica o di riuscire a fare quello che il maestro le insegna lei, siete fuori strada. Questo non succede neanche con l'altro libro, La Sciamana, perché è in realtà appunto proprio il resoconto della sua storia raccontata, mi sembra, in prima persona, se non sbaglio. E quindi nulla. Ci tenevo a raccontarvelo perché, insomma, benché appunto, come ho detto prima, non mi abbia preso subito dall'inizio, alla fine sono rimasta abbastanza soddisfatta ed è un libro che comunque non so se rileggerò, ma che mi ha dato qualcosa in un certo senso, una specie di consapevolezza. Anche se erano cose che già conoscevo, queste dei demoni della memoria, delle costellazioni rituali, eccetera, eccetera. Ebbene, quindi diciamo che sono stata anche piuttosto breve per questo video secondo i miei standard. Non ho altro da dirvi, in questo momento non sto neanche leggendo libri particolarmente spirituali perché sono sulla lettura di Hunger Game, che mi sta piacendo tantissimo. E apro solo giusto una piccola parentesi perché personalmente io l'ho conosciuto in seguito al film, prima non avevo sentito parlare di Hunger Game. Il film mi è piaciuto moltissimo, mi ha sorpreso perché io l'ho visto in streaming, non al cinema, non conoscendo la storia non sapevo cosa aspettarmi, e l'ho trovata una storia molto interessante, molto originale anche. Leggendo i libri ovviamente si scoprono molte più cose, e il libro sicuramente prende di più, e c'è qualcosa in questa storia che mi tocca profondamente. Ci sono state parti del secondo libro, che il film uscirà adesso a novembre, che mi hanno fatta quasi anche commuovere, e per me è importante. Perché io adoro le saghe, adoro soprattutto le saghe che non sono, appunto, sono fantasy, no? Diciamo, rientrano comunque in questa specie di categorie di fuori dalla realtà nostra normale. Ed era comunque tantissimo tempo che non leggevo una saga che mi appassionasse. Adesso non voglio dire che Hunger Game è il mio nuovo Harry Potter, perché io credo che Harry Potter non lo supererà mai nessuno. Però sono veramente tanto soddisfatta di questa saga, e quindi la consiglio a tutte le persone che non la conoscono, che non hanno mai pensato di leggerla. E so che sono tanti, perché ho visto anche ultimamente su Facebook, tra le mie amicizie, che veramente pochissime, pochissime persone hanno letto o conoscono la saga di Hunger Game o hanno intenzione di leggerla nelle loro prossime letture, perché probabilmente non ha avuto neanche il successo che meritava. E con questo è veramente tutto. Io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!